per me i film, i miei film, sono nati tutti dal cuore, per cui i miei film sono tutti film del cuore, perché per fare ognuno dei miei film io ci ho pensato a lungo, l'ho desiderato, l'ho amato, ho dovuto amarlo, perché altrimenti non sarei stato capace di farlo. Ho amato la gente che ha partecipato e che mi ha consentito di fare quel film, ho amato la gente che ho ripreso in quel film. Io i miei film li ho fatti tutti nella verità, nella realtà, sono film della realtà, non hanno. Li ho tutti girati nei luoghi veri dove sono accaduti gli avvenimenti, li ho tutti girati nelle strade, nelle case, con le facce della gente vera. Ho fatto molti film mescolando attori professionisti con attori non professionisti, film del cuore. Mi sentirei di tradire gli altri film del cuore. Certamente ci sono film con i quali c'è un film con il quale ho cominciato tutto un certo mio modo di fare il cinema, ed è Salvatore Giuliano. Ma non posso dire che Salvatore Giuliano sia un film che dà una partecipazione al mio cuore più di quanto non l'abbia dato, per esempio, Le mani sulla città. Ma certamente Salvatore Giuliano è il film che per primo mi ha consentito di realizzare quel mio modo di fare il cinema. Certo, The Kid, il monello di Charlie Chaplin, è un film che io mi porto dietro da quando avevo 2 anni, 3 anni. Non c'è il vento che va in una sola direzione, non c'è mai, perché i venti cambiano sempre. Mentre c'è vento di ponente, poi diventa maestrale, poi diventa tramontana, poi diventa. Ebbene, così è il cinema. Ci sono momenti più felici, ci sono momenti meno felici, ci sono momenti in cui il cinema riesce a rappresentare la realtà che ci circonda e la rappresenta in maniera veramente molto stimolante. Riesce il cinema ad assolvere alla sua funzione di testimonianza e di stimolo alla riflessione. Ecco, veda il cinema italiano del dopoguerra, il cosiddetto neorealismo che però poi è andato avanti dopo un periodo di un po' di evasione in quello che fu chiamato il neorealismo rosa, ma tutto il cinema italiano dal dopoguerra fino ad oggi, con delle eccezioni, con delle punte, con dei momenti più forti e dei momenti meno forti, ma quel cinema lì è un cinema che ha rappresentato veramente, veramente il mondo nel quale si vive, la realtà che ci circonda, le riflessioni da comunicare al pubblico che sia considerato un interlocutore e non uno spettatore. Quindi questo pubblico, questo interlocutore deve essere colpito dal vento che va nelle varie direzioni, nel momento in cui ispira più forte, più felice, nel momento in cui si calma, nel momento in cui ritornano improvvise le refole che agitano di nuovo la superficie del mare. E ora il grande momento, vorrei qui con me il regista Francesco Rosi. Grazie maestro. Io le volevo chiedere subito qualche indiscrezione sul lavoro della giuria, perché noi non sappiamo nulla. Indiscrezioni no, Niente. perché il lavoro della giuria è segreto. Quindi bisogna, per essere corretti, bisogna rispettare
La segretezza del lavoro della Quindi. giuria? No, posso dire però Va che bene. abbiamo lavorato con grande responsabilità, con grande rispetto l'uno verso l'altro e raggiungendo la unanimità per alcuni film e rapidamente la maggioranza assoluta per qualche altro. Quindi abbiamo fatto un buon lavoro, io credo. Quindi non possiamo sapere qual è stata la decisione più contesa. Ma perché volerlo sapere? Va bene. E allora non lo vogliamo sapere. Va Noi bene. non ne abbiamo avute di contese, non abbiamo avuto È contese. stato. Mai contese. Appena si sfiorava il sospetto della contesa, cercavamo poi subito di tranquillizzare le acque, va Ho bene? capito, Ecco. ci va benissimo. E Benissimo. a questo punto allora, Francesco Rosi Sì. consegna il leone. Aspetta, scusa, E non mi muovo da qui. voglio dire una cosa, questo lo posso dire però, Sì. che noi non abbiamo attribuito menzioni speciali solamente perché lo statuto della mostra ce lo ha tassativamente proibito, altrimenti avremmo attribuito un paio perlomeno di Naturalmente io menzioni, non lo posso proprio naturalmente, chiedere, e certo, è no certo. perché l'intenzione, quella la si può comunicare, Va bene. ma il risultato, quello fa parte del voto di tutta la giuria e siccome non è avvenuto, Certo. quindi non lo potrai mai sapere. Va bene, mi accontenterò. Va bene? Va benissimo, come no. Allora, Allora, a questo punto, però, a questo punto che dobbiamo fare? Dobbiamo consegnare, dare il leone certo. che consegno con grande piacere a questo artista giapponese. Diciamolo quindi, chi è il leone d'oro della 54esima mostra del cinema di Venezia al film Anna B, ritira il premio il regista Takeshi Kitano. Esatto, naturalmente noi abbiamo la traduttrice perché rigorosamente. Vabbè, ma ormai l'inglese lo parlano tutti. Sì, nice. Lui parla Lui quello la. inglese, che devo No, fare? No, non parla inglese. no, ecco, You noi don't perciò speak non ci English. You siamo. don't speak English. Ah, Of course you speak. allora ci Allora. hanno detto che non proprio niente, non potevamo dirgli neanche complimenti. No, invece va Say benissimo. something. Say something. Congratulations. Ecco, lo mette subito alla Ma non c'è prova. problema perché abbiamo. 今度はまたイタリアと組んでどっか攻めようと言ってください。さみよってその。We understood everything. certo. Let's try again with Italia and go to some country to war. So please, Però può restare con noi. Non mi Ci vorrebbe comunque una Grazie. lezione. Grazie, Dopo i comunque. foto, after your photographs, you can sit with us, please. Thank you. Allora, buongiorno, ringrazio tutti di essere qua. Nello stesso tempo mi devo scusare, perché eravamo giù a fare delle prove, a cercare di migliorare alcune proiezioni, poi c'era la prova di un film di Rita Azevedo Gomez, una conversazione tra l'altro che coinvolge ancora una volta Manuel de Oliveira. In effetti questi incontri, salvo quelli invece giù al cinema, sono incontri aperti dove non torna neanche a essere indicati nel programma, diciamo, speciale, perché sono gli incontri qua, c'è la sala stampa tra i giornalisti, se qualcuno di loro vuole fare qualche conversazione con qualcuno, i registi, è una cosa quasi interna, è uscito qui nel programma e per esempio domani l'incontro sarà invece, c'è la presentazione di House of the Present con Stotter giù al cinema e ci sarà una cosa, ecco, avevo tenuto uno spazio per il mezzogiorno per eventuali incontri
con arrivi incerti dell'ultimo momento. Per esempio domenica dovrebbe esserci, dico dovrebbe ancora, che se ieri ha quasi definitivamente escluso, dovrebbe esserci l'incontro con Franco Battiato, che è al montaggio a Catania. Perché mi ha domandato che non poteva stare qui. No, ma davvero, sì. Sto in piedi io per essere breve. Andiamo avanti. Allora, oggi casualmente, peraltro, c'è anche lo sciopero dei giornalisti di libertà, cioè, invece loro siano al cinema a vedere finalmente qualcosa, meglio anche per loro. E quindi sono felice di incontrare un po' di persone, che poi spero saremo dannati di incontrarci a partire da oggi alle 3, quando ci sarà l'apertura, diciamo, ufficiale degli incontri di queste session free che facciamo da un po' di tempo. E ieri c'è stato l'inizio dedicato con l'ora straordinaria che abbiamo visto di Deleuze Chiavista. Cercheremo di, ecco, quella si deve replicare una di queste mattinate, prima delle fluviali messe in onda televisive già promesse fuori orario. E quindi sono salito quando ho saputo che c'erano le persone, giustamente l'abbiamo letto qua. E l'incontro era tra di voi, non con qualcun altro. Quindi io non ho moltissimo da dire, se non, ecco, in generale mi scuso per queste disfunzioni anche di proiezione. Costantemente diciamo che tendiamo a fare troppo rispetto ai mezzi, e qui comunque c'è qualcuno, ci sono alcune delle persone che nelle istituzioni ci hanno aiutato per quanto è stato e spero sarà possibile, e non è un incontro dedicato a questo, ci troviamo qui. È un incontro. Guarda, al giardino, la mattina chi vuole viene e vede chi vuole, perché sono tutti bene, piuttosto a creare la parte di campo. No, ti dico che stamattina, arrivando da Napoli, veramente si respira dietro il cinema, di arrivare al porto e trovare la casericciola già con striscione, cioè come si deve entrare. Per esempio, se tra le cose di cui non di scusarsi, allora le dico, questo c'è nel programma, si passa appunto. Alle 3 cominciano i lavori, ve lo dico per Francesco Rosi e per chi non lo sapesse, cominciano i lavori al cinema, diciamo degli incontri dedicati a chi pensa al cinema e al sotto tema di quest'anno, che è l'età del cinema. Se però ci sono invece delle domande precise sul programma, il programma è in corso di definitiva modifica, le cose principali che cambiano sono il film di Hertz Frank sarà presentato sabato a mezzanotte, comunque è in corso di stampa, e dopo di che ci sarà l'una, una specie di incontro molto libero di circa mezz'ora con Eibar Ferrara, sempre domani, e poi ci sarà un film in no sense come previsto dal programma, quindi ci saranno due inserti. Credo che Ugi abbia portato una versione rough del suo ultimo film, che è una conversazione con Virilio su Chernobyl, ma giustamente non noi siamo interrotti. Ho detto io che le persone potevano fare quello che volevano, quindi nessuno sta disturbando nessuno, anzi forse disturbo io usando il microfono, ho voce bassissima. Anzi, segnalo che adesso, credo che stia cominciando in questo momento, verso l'una, 1:05, comincia la proiezione di una delle, in questa fascia di luna, di una delle cose più curiose che si possono vedere qua a proposito di età del cinema,
ed è un programma che parte credo da fine degli anni 10, tra l'altro c'è qualcosa di Michael Curtis che non è altro che Michael Curtis, che poi diventa uno dei pilastri del cinema hollywoodiano, ungherese, che messe a disposizione, selezionate dalla Cineteca di Budapest, dove si vedono le cose girate in una piazza, nella piazza principale, venuto in questi diciamo 90 anni. Ecco, è una delle cose più affascinanti che si possono vedere qui, al di là dei singoli pezzi, c'è cioè un pezzo di Anna Scholl del 52, ma insomma il programma è preciso, cioè, tra l'altro da stamane dovrebbe essere disponibile, dico dovrebbe perché alle 10 non c'era ancora il catalogo del festival, che è piccolo, ma circa 400, piccolo di formato, 400 pagine, e no, se ci sono domande e curiosità, se no appunto tra l'altro invito chi vuole a andare già giù, insomma. Si può entrare in qualche momento che sono tutti pezzi e poi ci rivediamo alle 3. Chiunque ovviamente è benvenuto, naturalmente le persone supposte a parlare saranno filosofi invitati, gli studenti che hanno partecipato in questi giorni ai seminari e i registi che vorranno, dovrebbe esserci tra l'altro stamani assicurato che sarà Alexander Sakurov, di cui, ed è la principale modifica, al posto del film che abbiamo segnalato per sicurezza, cioè la riedizione del bellissimo Altavaia Sonata su Dmitri Shostakovich, dovrebbe esserci, partito ieri alle 2 da Parigi, il film ultimo Sun, Sole, dico vorrei farlo stasera in sua presenza, in ogni caso ci sarà, e che è uno dei film più straordinari di questi ultimi 2 anni. Insieme sono fiero di dirlo ad altri film che abbiamo visto qua, per cui Triple Agent, che vedremo oggi pomeriggio di Romer, che adesso è uscito finalmente al cinema, il film di Manuel, i due film, Film Falato, Film Parlato e Quinto Imperio. Stasera c'è il film di Oliveira, il passato e il presente, fin dal titolo, fin troppo appropriato, e ora voglio parlare di un programma che c'è, ho parlato delle disfunzioni e delle sostituzioni, e se poi ce ne saranno ancora vuol dire che arriveranno altre cose, quasi lo spero, insomma, forse meglio di me. Quindi buona visione, chi vuole parlare parli, ma non e non parli più, può parlare quanto vuole. Grazie a tutti. Mi scuso prima per fatto fuire senza volerlo. Vi ringrazio. Chi vuole vaccino, chi vuole qua. Credo che Francesco Rosi, che qui nel caso si è disposto a parlare con qualche cosa da dire. Interroga, cosa da dire anche. E per il resto non posso dire non mettere le linee perché comincia a parlare Francesco. No, io no. Niente, volevo solamente dire un po' di meme. Vedo che volevo comunicarvi, se è possibile, la mia emozione di trovarmi in questo luogo meraviglioso dopo 50 anni, proprio in questo giardino, con questa vasca, con questi limoni meravigliosi, questi alberi stupendi. Io ero qui con un grande regista di teatro che si chiamava Ettore Giannini, di cui sono stato per 2 anni assistente in teatro. Siamo venuti qui inverno, stagione bellissima, fuori stagione, siamo venuti e abbiamo passato una settimana a parlare, a muovere idee intorno a questo bellissimo spettacolo che fece Ettore Giannini e che si chiamò Carosello Napoletano, dal quale in seguito fece anche un film. Quindi ritrovarsi dopo 50 anni in un posto così incantevole,
mi fa venire voglia di adoperare un termine che di solito non adopero, che è la magia, magico. Questo è un posto magico. Mai avrei creduto di ritrovarmi qui, quindi è merito di Ghezzi, di questo così anomalo festival. Ieri sera ho avuto il piacere di rivedere un mio film che non vedevo da molti anni e di vedere che è un film che è stato accolto con emozione, con favore. È un festival dove cambiano continuamente i programmi, le cose, non si sa che si fa tra un'ora. Bellissimo, mi sembra che sia molto bello, perlomeno per ora mi sembra bellissimo. E fa parte talmente del carattere di Ghezzi, che è un uomo intelligente, personalissimo, un poeta, un po' matto. Anzi, un po' tanto matto, però è uno che fa delle cose stimolanti, molto stimolanti. E poi la presenza di un maestro come Manuel de Oliveira riempie questo luogo e riempie i nostri cuori, ma anche i nostri cervelli, riempie la nostra sensibilità di facitori di cose, perché vedere un uomo come De Oliveira, alla sua età, conserva la sua freschezza di rapporto con la realtà che lo circonda, con la natura che lo circonda, ma soprattutto con la realtà, per cercare di captare quello che va captato da questa realtà, interpretarlo per restituirlo a noi spettatori. Questa è una delle cose molto rare, quindi bisogna saperne godere. E questa mattina ci siamo incontrati a dirci due o tre cose che ci interessavano molto, cioè per poter continuare a vivere in un mondo che diventa sempre così più difficile, più frenetico, più ossessionato dalle regole del profitto, del mercato, del vendere, dell'acquistare. Io credo che l'unica cosa è proprio cercare di amare non solamente le persone, ma di amare la natura che ci circonda, di amare le pietre nelle quali abbiamo vissuto, di difendere queste pietre nelle quali siamo cresciuti e abbiamo vissuto. Perché troppo facilmente oggi si ammazza la memoria, e senza la memoria noi non costruiremo nulla, perché se non c'è la... Ed è per questo che io dico che il cinema è estremamente importante per i giovani. I giovani devono vedere i film e li devono anche rivedere, perché un film non basta vederlo una volta, bisogna rivederlo nel tempo, perché un film rivisto nel tempo cambia anche agli occhi di chi lo ha fatto, perché un film risente molto del tempo che passa. Io non so cosa sarà l'età del cinema che Ghezzi ha annunciato, ma io credo che l'età, io credo che il cinema debba passare attraverso il tempo, riproponendosi ai giovani che non l'hanno visto. Io incontro nelle sale e nelle scuole romane d'Italia, incontro ragazzi, ma non bambini, ragazzi
che quando sentono parlare di Rossellini non sanno neanche chi sia stato. Questa è una gravissima colpa, una gravissima colpa, e mi permetto di dire è una mancanza del nostro servizio pubblico, che deve, ha il dovere, io credo, di mostrare i film italiani, soprattutto quelli dal dopoguerra in poi, perché quelli ci hanno raccontato l'Italia e ce l'hanno raccontato attraverso le immagini, attraverso le esperienze e la volontà e il desiderio di uomini che volevano partecipare alla ricostruzione di un paese, ricostruzione morale e ricostruzione materiale, e che si guardavano intorno e che volevano riprodurre quello che vedevano, quello che, di cui erano colpiti, e lo volevano comunicare agli altri, ad un pubblico che non fosse uno spettatore, ma che fosse un interlocutore. Ecco, noi abbiamo parlato un po', non ci siamo detti tutte queste cose con Manuel, ma in tre parole credo che abbiamo contenuto tutto questo significato. E lui ha aggiunto anche una cosa importantissima sulla quale io sono d'accordo: amore, comprensione, volontà e solidarietà umana. Noi abbiamo bisogno di solidarietà umana, perché la gente al mondo che soffre è troppa, è troppa. E il cinema è uno di quei mezzi che potrebbe cercare di riempire i vuoti lasciati da questa mancanza di solidarietà. Credo di aver parlato troppo, adesso mi taccio, parlate voi. Io voglio ringraziare non tanto per aver avuto a proposito del festival, ma per le cose che ha detto in assoluto Francesco Rosi, perché anche fino alla, per quanto tutto possa essere opinabile, ma fino alla fine questo evocare il cinema come possibilità di riempire i vuoti, il cinema che è così immateriale alla fine, all'inizio, che debba e possa riempire i vuoti, è davvero una speranza intensa e utopica. E a proposito di età del cinema, volevo una cosa importante di nuovo che diceva era le due cose, no? Da una parte l'importanza della memoria immagazzinata, si può dire, si discuterà in questi giorni, credo anche di quanto poi ci sia l'eccesso di memoria che può addirittura spegnere un tentativo di vivere la vita come se non fosse già rivissuta per l'ennesima volta. E l'altra cosa però è quella appunto dei film che in qualche modo mutano il loro tempo, che invecchiano, restano gli stessi, perché questo è il cinema, grosso modo, quei colori possono cambiare, le pellicole possono un po' sminuzzarsi, e poi però invecchiano come le persone. Questa è una delle idee un po' biologiche di cui volevo discutere in questi giorni, e segnalo un piccolo intervento, un piccolo scritto di un altro Frank, perché qua a proposito di maestri, è una parola che non uso mai, ma detta da un maestro come Rosi, un maestro come De Oliveira, e io vi ricordo anche la presenza che è costante da settimane, quasi da mesi, qua sull'isola di Kurt Frank, di cui abbiamo intravisto in questi giorni la versione finale, che vedrete appunto domani notte, di questo lavoro girato in un giorno durante la Settimana Santa. Qua lo vedrete, io lo trovo bellissimo, e in questi giorni vanno avanti le sue proiezioni, anche con concomitanze scomode. Stasera ci saranno le sue cose da maestro, li chiama documentari, io non uso mai questa parola, e contemporaneamente ci sarà un passato e presente di Manuel De Oliveira. Ma dicevo, c'è un altro Frank, Nino Frank, che era uno sceneggiatore importante del cinema francese, di cui ho trovato un piccolo pezzo in un libro di 50 anni fa, anzi più di 50 anni fa,
dove proprio parla, dopo soli 50 anni, di queste, di quali sono le età del cinema, del cinema che lì cominciava già a sopravvivere, si cominciava a capire che sicuramente sarebbe mutato, forse dissolvendosi, diventando proiezione nell'aria, come già sognava René Clair negli anni 20, no? Che non ci fossero schermi, invece siamo ancora qui a schermarci con gli schermi, e quindi da una parte come mezzo per conservare, registrare, comprimere, fissare memoria, e dall'altra come cosa di cui a un certo punto ci sarà la memoria, perché cambierà talmente forma, diventerà talmente immateriale, già lo sta diventando, è indistinguibile, da aprire, forse ancora più utile, da aprire a degli interrogativi che sono gli stessi del vivere, ma ne parliamo oggi forse. Quello che dicevo io, se qualcun altro vuole parlare, se no in qualunque momento ci sono cose che si stanno vedendo giù, questa cosa di questo spazio, di questa piazza attraversata, intercettata dalle immagini di grandi autori, come dicevo, Jack Shorkertes, oppure di anonimi cinegiornalisti, e poi alle tre si ricomincia a parlare già stanchi. Grazie. Ah, una cosa, anch'io devo fare, perché così stasera non lo dico quando presentiamo passato presente. Io sono avuto la fortuna di essere l'altra sera all'università a Napoli con Manuel De Rivera alla fine della proiezione del film Palagio, e mi è andato avanti, per parecchio tempo. Parleremo di studenti di tutto, di Europa, di Islam, di cinema, e quindi di tutto, diciamo, e di nulla, come ci dice anche Godard nel suo omaggio alla situazione. E devo dire che ieri sera l'ho ritrovato al cinema, non l'ha fatto lui, non era venuto su al simposio, neanche io ce l'ho fatta, perché io volevo vedere i tagli di Fellini, ho detto abbiamo la cassetta, ma no, voglio vedere, poi ha visto di Rosi, poi all'inizio del film di René era ancora lì, poi dopo mezz'ora ho detto credo di averlo già visto, si è allontanato verso le 2:35-2:40. Io non l'ho mai visto, ma non in Manuel de Oliveira, ma giusto in qualche regista giovanissimo, in qualche infante o in qualche saggio folle come il grande Tonino De Bernardi, che avendo fatto il cinema dell'Aula da piccolo e adesso vorrei recuperare Fritz Lang in contra dei cinemi che non aveva potuto vedere, ma non ho mai visto una da parte di qualcuno che potrebbe benissimo, come dire, accontentarsi di non vedere, ma non solo, di non vedere nessun film, perché in qualche modo è un cinema che si fa incredibilmente, ma non alla sua età, che si fa oltre l'età, invece vederlo così, inseguire queste visioni con tanta precisione, personalmente mi ha più che commosso, perché commosso sarebbe un intervento, anzi mi ha molto provocato, è un esempio straordinario, lo ringrazio di nuovo, anche solo di questo, anche se da domani si limitasse a dormire qua, cosa che mi auguro di fare, se non è troppo caldo. Grazie, poi non lo so, io vorrei dissolvermi adesso. Arrivederci, grazie. Oddio, ma quello sono io che lo lago, tutti quei libri in mano lì e con quei tanti capelli lì, eh? Ma quei libri lì sono stati la mia dannazione. Ehi, Franco Zeffirelli, vedi? Scusa, torno indietro un momento perché voglio vedere una cosa di Luchino. Eccolo lì, vedi? C'aveva questo berrettino di lana dell'esercito americano che gli avevo regalato io. Era un berrettino della Quinta Armata, che non aveva mai tolto, non toglieva mai. Anche quando c'è stato il periodo proprio dell'odio furibondo, perché ci ha trattato male a me, a Franco, a tutti, ci ha trattato per un mese, non ci ha parlato mai. Però sto cappelletto che io se lo teneva sempre, a me mi dava un po' fastidio, ma vedi, ci odia, intanto si tiene il cappelletto però. E allora è sceso così, con sto cappello, con sto impermeabile, tutto intabarrato,
scendeva da questa piazza scivolosa e un giorno è cascato, scivolato. E allora io e Franco Zeffirelli abbiamo detto, vedi, anche i boia muoiono, perché è caduto anche lui. Sì, 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 no, perché tutti questi libri in mano, guarda, mi ha fatto venire in mente la fatica enorme che mi ha fatto fare Luchino in quel film, ma veramente tutto quello che mi ha insegnato quel film, perché in effetti tutto quello che so, tutto quello che ho messo in pratica, tutto il mio, la mia capacità, ma oltre che la capacità professionale, anche la possibilità di creare un rapporto con la realtà, un rapporto con le cose, mi viene da quel film e soprattutto dall'insegnamento che mi ha dato Visconti. Sti libri, sai, sti libri erano tanti, perché bisognava tenere, i libri erano dei registri e uno era il diario di lavorazione, cioè ogni giorno, ogni 5 minuti, ogni 3 minuti bisognava scrivere tutto quello che succedeva. Tutto. Era come un diario di bordo. E naturalmente, siccome io facevo anche l'assistente, quindi andare in fondo, correre, spostare la gente, mettere, allora dovevo correre con tutti questi libri. Allora, un libro che era il diario di lavorazione, un altro libro era il bollettino, un altro registro era la trascrizione delle scene con i dialoghi, perché non essendoci sceneggiatura, e Visconti inventando le situazioni momento per momento, naturalmente, ovviamente, io dovevo trascrivere la descrizione dell'azione, il disegno preciso dell'inquadratura e i dialoghi, dai quali poi, da tutto questo, poi si è tirata fuori la sceneggiatura. Quindi stiamo già a 3 registri. Poi ce n'avevo un quarto che era il registro dei raccordi, cioè io dovevo disegnare tutti, e fortunatamente sapevo fare dei pupazzetti, perché io ho fatto anche il disegnatore per bambini, facevo dei pupazzetti così, e quindi avevo una certa facilità, e dovevo disegnare tutti i personaggi, come erano vestiti, se c'avevano la barba, se non ce l'avevano, perché questi erano pescatori, non realizzavano quello che stavano facendo con Luchino. Quindi il giorno giravano una scena con la barba, però andavano a casa, magari il sabato, capisci, si avvicinava la domenica, si facevano la barba, la moglie gli diceva che fai con questa barba, si tagliavano la barba, noi però giravamo, e l'indomani questo si presentava tutto sbarbato. Dico, ma la barba, che avete fatto con la barba? Come ho fatto con la barba? Non ci avete più la barba. E quindi, capisci, io dovevo disegnare perché bisognava sporcarli, fargliela con le matite, capisci? E così con i vestiti, perché magari venivano vestiti in un'altra maniera. Quindi quarto registro erano per i raccordi di costume, di particolari di trucco, di cose, eccetera. Ora, questi registri costituivano i miei strumenti di lavoro che non potevo mai lasciare in nessun posto, perché tu sai come il cinematografo, li lasci e non li trovi più. Quindi io me li dovevo portare sempre dietro, ma dovevo correre con queste cose in mano e sistemare la gente e correre con Luchino che dicevo, corri, fai, cosa fate? Allora, sta cosa, andare avanti, indietro, era un disastro, però un disastro che ha fruttato, perlomeno per quanto mi riguarda, mi ha insegnato a lavorare, ecco, mi ha dato un metodo di lavoro che viene direttamente dal metodo di lavoro impiegato da Luchino per La Terra Trema. Dopo 6 mesi di lavoro gli viene in mente di riprendere una sequenza che aveva girato all'inizio del lavoro, 6 mesi prima. E a un certo punto era il rientro della barca dopo la tempesta, che aveva l'albero che era stato troncato per la tempesta, il vento, le cose, eccetera. A un certo punto mi chiama, io dovevo tenere i vari quaderni, i quaderni con i disegni, i quaderni con i racconti, mi chiama e dice il quaderno. E io gli faccio vedere il quaderno. Benissimo, qui c'è l'albero rotto.
Bene, a che altezza era rotto? Come dico a che altezza era rotto? Era rotto, così io l'ho segnato che era metà. Ah, l'hai segnato circa alla metà. Che significa circa? Dico, come, che significa circa? Io non è che potevo mettermi con il metro a misurare col centimetro. Come osi rispondermi in questa maniera? Ah, tu mi rispondi. Una cosa tremenda. A un certo punto chiama la Davini, che era la direttrice di produzione, sospende la lavorazione e detta un telegramma alla Universalia Produzione. La lavorazione è stata interrotta perché l'aiuto regista incaricato dei raccordi di questo film non è stato in grado di fornire i raccordi precisi per la continuazione della scena. Ma Lughin era così. E quella fu la volta che tu piangesti. Sì, mi sono allontanato sul molo, perché ormai, avendo sospeso la lavorazione, tutti a casa, hai capito? E a un certo punto io mi sono allontanato sul molo e sono scoppiato a piangere. Beh, vorrei vedere. Ma per la gente che ci sta ascoltando, c'è l'obbligo di dire che cosa era la generosità di Visconti. Yeah. A un certo punto Senso girammo, si dovettero girare delle scene a Roma. Si preparano le scene, naturalmente non c'era Franco, perché non mi ricordo che stava facendo, Franco Zeffirelli, eccetera. C'ero solamente io. Preparo la scena e me la fa preparare tutta. A Via del Mattonato, mi ricordo, sì. Carri, cose, soldati, cavalli, ira di Dio, cose. Poi bastava che ci fosse un cavallo di mezzo che Lughino diventava. La mattina, prima di fare Senso, lui, siccome ero io responsabile di tutto il set, faceva la rivista la mattina. Dei cavalli. La rivista. E voleva sapere, voleva riconoscere i cavalli. Hai capito? Non ne parliamo. Dunque. Allora a un certo punto vengono i produttori della Lux, Riccardo Gualino e l'ingegner Gatti. Arrivano questi qua, vedono una prova, vanno da Visconti e si complimentano. E lui dice: non vi dovete complimentare con me, perché questa scena l'ha preparata il mio aiuto regista Rosi, complimentatevi con voi. Grazie a questo io ho fatto il mio primo film con la Lux, con Suso, Cecchi d'Amico, abbiamo scritto, abbiamo fatto il film. Grazie a questo, perché era un uomo, era straordinario. Straordinario, straordinario, straordinario. Già devo molto anche io a Luchino, proprio anche io per il mio primo film.